Eccoci arrivati sul continente sudamericano, qui dal punto più a sud del mondo andiamo a ripercorrere queste settimane in cui abbiamo attraversato la Patagonia, passando da quella cilena finendo in quella argentina. Il nostro viaggio in Patagonia cilena inizia da qui, Torres del Paine. 3 ore e mezza di trekking e 2 ore da aspettare che si schiarisse dalle nuvole, ma lo spettacolo è davvero notevole. Beh, cosa dire, siamo qui davanti al ghiacciaio Grey e sembra di essere veramente dentro una cartolina. Trekking, trekking e ancora trekking. Oggi abbiamo camminato ben 11 km, ce ne aspettano altri 11 per tornare indietro, sono già quasi le 5. Ma di fronte a noi lo spettacolo del ghiacciaio Grey, che rilascia quei banchi di bianchi di ghiaccio che galleggiano tutto lungo il lago fino alla base. Notte in tenda e siamo ora nella Valle Francese. Qui vediamo uno dei diversi ghiacciai del parco, dal quale vediamo fuoriuscire diverse cascatelle. Di tanto in tanto, inoltre, vi sono delle vere e proprie lastre di ghiaccio che cadono, creando delle piccole valanghe rumorose. Un tuffo nella natura tra laghi, montagne e ghiacciai. Cosa ci ha stupito è l'altitudine. Siamo appena a 300 metri sul livello del mare ed è come se fossimo a 3000. Chiudiamo qui questi 3 giorni di trekking nella Patagonia cilena e ci spostiamo in quella argentina. Allora. Arriva. Porca miseria. Benvenuto col botto qui in Argentina, siamo al Perito Moreno dove abbiamo appena assistito a uno dei tanti boati che si susseguono durante i pomeriggi caldi. Siamo davanti a questo ghiacciaio lungo più di 5 km e alto quasi 60 metri che non per niente è chiamato il gigante bianco. Può sembrare piccolo perché effettivamente è lontano, ma quel muro è alto 70 metri e raggiunge nel suo punto più basso i 40 metri. Letteralmente un muro di ghiaccio che avanza nel lago 2 metri al giorno. Pensate che quando si staccano i blocchi di ghiaccio che cadono all'interno dell'acqua fanno dei boati esagerati, creando dei piccoli tsunami, come se fossero tante mini onde che avanzano. Trekking continuano e siamo ora a Deschalten, nella zona nord del Parco Nazionale dei Ghiacciai. Pensate, questo è il ghiacciaio madre, da qui per 350 km verso sud si estende questo parco nazionale. È strano vedere che anche sulle mappe topografiche c'è soltanto una lunghissima striscia bianca. Si sente sempre parlare del fenomeno dell'erosione e qui lo vediamo proprio bene, perché tutta quella terra marrone depositata sopra il ghiacciaio è proprio la terra della montagna che piano piano si sgretola e andrà a depositarsi sul letto del fiume, nel momento in cui il ghiacciaio avanzando si andrà a sciogliere. Una cosa invece molto simpatica è questa roccia lunga lunga che sembra proprio il collo di un brontosauro. Bene, ma non benissimo qui al Fitzroy, abbiamo fatto un 10 km di trekking tra vento, pioggia e ora addirittura un po' di neve e soprattutto tanto freddo. D'altra parte siamo al parco dei ghiacciai e quindi non potevamo aspettarci altro. Ed anche qui, come al Perito Moreno, stiamo assistendo a un'altra delle frane che sono tanto frequenti su questi ghiacciai. Sveglia presto per vedere l'alba e finalmente siamo fortunati. Infatti il cielo è limpidissimo e possiamo ammirare in tutta la sua imponenza il monte Fitzroy che domina la città, anzi il piccolo pueblo di Deschalten. Da qui oggi pomeriggio ci spostiamo, prendiamo il pullman, solo 20 ore e andremo fino ad Ushuaia, nella terra del fuoco. Dopo tanto navigare arrivo qui, come per noi che oggi siamo al nostro sesto mese di viaggio. Siamo nel punto che unisce l'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico, nello stretto di Magellano. Ushuaia non è solo la fine del mondo, ma sono anche leoni marini, cormorani e abbiamo visto anche un po' di balene.
10 trekking per oltre 150 km a piedi. Abbiamo attraversato lo stretto di Magellano, tutta la Terra del Fuego, camminato sui ghiacciai, avvistato Puma, tutto questo nella parte più a sud del mondo. Pensate che siamo soltanto a 1000 km dall'Antartide. Adesso il nostro viaggio continua, piano piano risaliremo tutto il continente, prossima tappa Buenos Aires. Ciao!